Buongiorno ragazzi, inizio questo vlog struccata perché oggi mi preparerò insieme a voi. Andrò al matrimonio di una mia amica. Per chi mi segue su Instagram sa di chi sto parlando, perché ho documentato tutto il suo addio al nubilato nelle mie storie. Non potete immaginare come l'abbiamo vestita, mi riferisco a voi appunto che non mi seguite su Instagram. A proposito, se ancora non mi seguite è il momento di farlo. Comunque l'abbiamo proprio conciata per le feste. Noi l'avevamo soltanto informata che quel giorno ci sarebbe stato il suo addio al nubilato, non le avevamo detto però l'ora che saremmo andate a prenderla a casa e quindi ci siamo presentate lì, l'abbiamo bendata, l'abbiamo vestita in una maniera assurda. Faceva troppo ridere perché aveva il sotto di un pigiama, poi le avevamo fatto mettere una ciambella con un pinguino e poi, giusto per non essere troppo cattive, le avevamo fatto mettere il velo e gli occhiali da sposina, almeno aveva un tocco diciamo un pochino fashion. Le abbiamo fatto fare le prove più assurde, devo dire la verità che però lei non si è mai sottratta, eh? L'abbiamo fatta ballare in metro, baby shark, la bella lavanderina, tutto questo bendata, però appunto come vi ho detto non si è sottratta a nessun tipo di prova, quindi non le abbiamo fatto fare nessuna penitenza. Oggi andrò al matrimonio da sola, questa è la cosa diciamo più triste, c'è Alessandro di sottofondo, perché purtroppo Christian deve sostituire un suo collega e di conseguenza andrò da sola. Alessandro non lo porto perché sarebbe uno strazio non soltanto per lui ma anche per me, perché pensate che tutta la giornata senza avere l'appoggio di un'altra persona praticamente io non potrei fare nulla, non potrei parlare con nessuno e quindi ho pensato di lasciarlo con mamma. Sinceramente sono agitatissima perché è la prima volta che lo lascio tutto questo tempo, c'è sempre una prima volta, quindi speriamo bene. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio il mio outfit. Allora, questo è il vestito. Ecco, per quanto riguarda le scarpe, ho scelto questo modello qui. Poi questa è la borsa che riprende il colore delle scarpe, cioè la stola rossa. Poi metterò questo punto luce qui. Chissà oggi Francesca cosa combinerà. Cosa creerà? È una sorpresa. Vabbè, il trucco dell'altra volta, che è quello del compleanno di Alessandro, naturalmente l'ha fatto lei. Da quella volta in poi ho deciso che lei sarà la truccatrice di tutti i miei eventi. Grazie mille. Mi ha fatto un trucco bellissimo. Così bello. Poi io mi vedo sempre alla fine perché è proprio effetto sorpresa. Fatti i complimenti, però non vi ho detto lei come si chiama, cioè quindi non è corretta come cosa. Comunque ve l'avevo già detto, lei si chiama Francesca Bongetti. Si vede solo che trucca, però. Grazie mille. Marzia è meravigliosa in telecamera, ma ancora di più dal vivo. L'ho pagata per dire questo. Normale che io faccio facce strane quando mi trucchi, tipo io, oh, così. Sì, soprattutto quando metti il rime. Ora voglio lanciare un sondaggio. Quando voi vi è capitato di farvi truccare, quanto ci hanno messo per truccarvi? 20 minuti o un'oretta buona? Vediamo un po' cosa dicono. Oh, sono proprio curiosa di saperlo anch'io. Scrivetelo nei commenti, mi raccomando. No, è bellissimo! Bello! Bello. Siamo bello. Tutte sulle tonalità del cipria, quindi sono tutte colorazioni nuove. Anche oggi avrò un successone. Grazie, no, è bellissimo. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Vabbè, ma poi che dovete pensare? Cioè, se commenta da solo! Guardate che bello! Io credo che questa notte non mi struccherò, andrò a dormire truccata. Vi vorrei far vedere anche come mi sta tutto quanto il vestito. Però oggi manca proprio la persona fondamentale, il mio cameraman personale, no? Il regista della situazione, Christian. Quindi oggi mi dovrò far aiutare da alcune mie amiche nelle riprese e anche per farvi vedere il vestito. Ora vado giù da mamma che saluto Ale. Ho un po' di ansia a lasciarlo tutto il tempo con mamma. Non perché non mi fido di mamma, ci mancherebbe, mamma. Però non l'ho mai lasciato tutto questo tempo da solo. Però come vi ho detto, sarebbe stato un massacro. Ultimamente arrivo sempre tardi. Io che poi tra l'altro sono una persona precisa e puntuale. Da quando sono diventata mamma questo non mi è più possibile, però questa volta siccome vengo accompagnata da una mia amica, questa mia amica ancora non ha finito di prepararsi, speriamo di non perderci l'arrivo della sposa. Per la grazia di Cristo, ammetto di essere qui sedere in
Ora io e la ritardataria stiamo aspettando l'uscita degli sposi. Finalmente siamo arrivati, io mi sono organizzata, mi sono fatta i vestiti. Ho una fame. Poi vabbè, guardate il resto della tavola. Ora andiamo alla ricerca del tableau per capire dove ci dobbiamo sedere. Siamo ad Antigua. Dove siamo? Ad Antigua? Come vi avevo detto, era previsto il posto per Alessandro, però poi alla fine non è potuto venire perché sarebbe stato un massacro, visto che il ricevimento è a Sabaudia e la chiesa all'infermetto, quindi distava circa un'oretta e mezza, due ore. Volevo leggere il menù, però c'è stato qualcuno che mi ha interrotto, capito? Quindi mi sento adesso un po'... mi sento osservata. Mi sento un pochino osservata. Comunque qui che c'è? Gli antipasti che li abbiamo già mangiati. Soprattutto il tipo che mi ha interrotto, si è mangiato tutto. E poi mi ha chiesto anche se potevo prendergli qualche ostrica, visto che lui ne va ghiotto di queste e si vergognava, vabbè. Poi, come primo abbiamo il risotto alla crema di scampi. No, quelli scampi. Mi sono inventata la crema, però vabbè. Poi questi non dicono niente, mi stanno a guardare, io quindi il menù non lo leggo più. Cioè tutti mi osservano, il bello non collaborano. Poi i paccheri con frutti di mare, il filetto di spigola che io non lo mangerò, forse lo darò a lui che si mangia tutto. L'insalata a mosaico. Vabbè, il sorbetto al limone, dopo insomma tutta sta mangiata il sorbetto c'è sta. La tagliata di frutta, la torta e i dolci al buffet. Piccola stella senza cielo. Il vestito, io c'ho i bambini di dietro che mi tirano il vestito. Ora vi faccio vedere un angolo molto carino, photo booth, dove c'è anche la Polaroid. Soltanto io sono sola soletta, quindi non è che mi posso fare foto da sola. Però vi faccio vedere l'angolino. Vabbè, ti ricordo, praticamente lo faccio da sola, visto che non c'è nessuno. Che pena, ragazzi. Eccomi finalmente a casa. Non potete capire, ho il seno gonfissimo, perché è tutta la giornata che non ho allattato Alessandro. Poi non vedo l'ora di vederlo, quindi ora mi spoglio, mi cambio e lo vado a prendere giù. Sono curiosa di vedere la sua reazione. Ale, è tornata mamma! È mamma! È mamma, Ale! Guarda quanto l'ho, eccolo, fatto, quanto l'ho fatto resistere per non farla addormentare. Va bene ragazzi, io vi saluto che Alessandro chiama. Ciao!